La DOC di Brindisi opera attraverso vari sportelli tematici. Ci siamo occupati nello specifico dello sportello bancario e del sovraindebitamento. Oggi incentriamo la nostra attenzione sullo sportello per l'immigrazione e ho al mio fianco l'avvocato Rossana Paladino che si occupa appunto di questa tematica. Beh, quando parliamo di immigrazione parliamo di un tema, come dire, attualissimo. Sì, noi abbiamo aperto questo sportello un anno fa, è nato come sportello welfare e immigrazione e abbiamo voluto connotarlo in questo modo perché diciamo che questa è la sintesi di tutto il nostro impegno sul territorio, cioè uno sguardo a 360 gradi su tutti i diritti sociali che riguardano gli immigrati ma che riguardano anche i nostri concittadini. E nasce dall'esigenza del primo durissimo lockdown sostanzialmente, in cui ci siamo resi conto che c'era una fortissima esigenza di conoscere diritti e doveri e avere qualcuno al proprio fianco per poter tutelare ed esercitare nelle sedi più opportune. Sostanzialmente si occupa di dare agli immigrati una cassetta degli attrezzi per poter muoversi sul territorio, quindi sapere i luoghi in cui andare a chiedere un permesso di soggiorno o piuttosto fare un corso di italiano o piuttosto avere delle informazioni per un nido per i figli o per un appartamento. Una guida quotidiana. Una guida quotidiana, sì. Ovviamente poi ci occupiamo anche del contenzioso, il contenzioso con i datori di lavoro. Siamo entrati di recente il fenomeno dello sfruttamento nella rete help desk caporalato e aspetto di cui si sta occupando la collega Antonella D'Alicandro, che è un immigrazionista e che quindi è il nostro interfaccia sostanzialmente con gli immigrati. Quindi questo è un ruolo attivo per poter consegnare a queste persone che vogliono integrarsi sostanzialmente nel nostro territorio una guida, una mappa della città e di quelle che sono le opportunità e le possibilità per vivere al meglio il territorio, ripeto, consapevoli dei diritti ma anche dei doveri a favore di una integrazione più completa.